Radio Radicale, siamo con Generoso Maraia, deputato di Insieme per il Futuro, per parlare dello scontro che prosegue tra voi e il Movimento 5 Stelle dopo la vostra fuoriuscita dal gruppo parlamentare. Allora, ieri Grillo ha fatto un'uscita abbastanza pesante nei vostri confronti e in particolare di Di Maio. Allora, si era parlato anche di un possibile appoggio esterno. Allora, come ha trovato il clima nei vostri confronti da parte loro e poi anche tutto il contorno, compresa la scena dell'abbraccio, delle carezze tra Grillo e Conte? Insomma, se io sono amico di qualcuno lo dico, non è che mi devo dare le pacche sulle spalle davanti a tutti per dimostrare. Non lo so, forse ho questa idea dell'amicizia. È una scena patetica quella che abbiamo visto ieri, alimentata da un odio ingiustificato rispetto a chi ha fatto crescere il movimento e ha portato il movimento all'interno delle istituzioni con il 33%. Non dimentichiamo che fino a pochi giorni fa Di Maio era colui il quale appunto ha fatto crescere il movimento anche nell'analisi di Grillo. Solo perché appunto quello che è un ministro comunque degli esteri ha deciso di dare solidità all'azione del governo attraverso la formazione di un gruppo parlamentare che abbia un approccio serio a quelli che sono i problemi attuali, non vedo è ingiustificato tanto odio. L'ha vissuto come un tradimento, infatti l'ha definito come un Giuda, però sono tutti aggettivi che non portano a un'analisi di quello che è il momento storico che sta vivendo questa legislatura e soprattutto quelli che sono i problemi che stiamo cercando di affrontare e risolvere all'interno dei palazzi. Sì. Allora, voi che tipo di rapporto avevate avuto con Conte all'epoca quando eravate ancora nel gruppo parlamentare? Le volevo chiedere se lei l'ha considerato come un leader dialogante con chi lavora qui all'interno delle istituzioni e soprattutto come trova anche le manovre che potrebbero portare anche a un appoggio esterno. Hai colto nel segno, cioè proprio nel rapporto che c'era, che non c'era, tra il Presidente del Consiglio e il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, che doveva costruirsi nel momento in cui il Presidente del Consiglio è diventato di fatto il segretario del partito di maggioranza, è venuto meno quello che è un dialogo. E ricordo che subito dopo le Quirinarie c'è stato un appello che è partito da Luigi Di Maio, ma che è stato sostenuto da tanti deputati che vanno anche oltre a quelli che hanno aderito a Insieme per il Futuro, che non c'è stato. Non c'è stata un'analisi di quello che è avvenuto durante le Quirinarie, ma non c'è stata soprattutto un'analisi di ciò che è avvenuto dopo le amministrative recenti e quindi si continua a fare polemica politica, denigrando le persone e non tenendo conto che comunque siamo in una crisi internazionale. Siamo in una guerra, e abbiamo un ministro degli esteri che sta lavorando per portare il contributo dell'Italia a risolvere questo conflitto, con l'obiettivo di un cessate il fuoco. Quindi quando si parla di Luigi Di Maio dovremmo cercare di riuscire a scindere quella che è la sua azione politica all'interno del Parlamento con quella che è poi la sua, diciamo, il suo impegno come ministro e che non fa bene all'Italia attaccare di continuo un ministro degli esteri e quindi anche gli attacchi che sono venuti qui dalla Camera, dal Presidente della Camera, sono ingiustificati. Senta, come ha trovato il fatto che il Movimento 5 Stelle ha cambiato registro rispetto alla politica estera, occupandosi però di temi, cioè sono passati a un certo punto, non hanno più parlato di armi, hanno parlato di super bonus, di altri temi. Come ha trovato questo cambio di registro che diciamo, è come se io partissi in prima e poi mettessi subito la quinta? Sono le piroette che abbiamo subito negli ultimi mesi e che non andavano, diciamo, che non abbiamo digerito, che abbiamo cercato di affrontare chiedendo un'assemblea congiunta Camera e Senato per capire qual è la linea del Movimento 5 Stelle, perché è impossibile pensare che da una parte per giorni, settimane si alimenta la critica al governo Draghi, pur sostenendolo,
e dall'altra parte, appunto, quando si dice il no alle armi, poi si arriva a votare una risoluzione che ricalca quello che è il decreto e che quindi consente l'invio di armi. Cioè è una contraddizione palese che produce un boomerang, che è quello degli iscritti, che da una parte credono che appunto il Movimento 5 Stelle è il partito che dice no alle armi, che però a un certo punto vede che questo stesso partito vota sì alle armi, quindi crea del disorientamento. E quindi che cosa produce? Produrrà quello che sarà l'astensionismo alle prossime politiche, dove molte persone si stanno allontanando dalla politica proprio perché vedono queste continue piroette, e Insieme per il futuro non è altro che l'antitesi a questo modo di far politica. E infatti Luigi l'ha detto in modo chiaro, il nostro ministro ha detto in modo chiaro, noi dobbiamo parlare in modo veritiero al nostro elettorato e quindi anche ai cittadini, dicendo ciò che si può fare e ciò che non si può fare, senza appunto arrampicarsi sugli specchi con l'obiettivo di racimolare un po' di voti. Ma è la cattiva, è la brutta copia di quello che sta facendo la Lega in questi giorni, quando annuncia casomai di uscire fuori dal governo dopo settembre per tutelare, diciamo, per evitare eventuali fuoriuscite dovute alla questione della pensione che matureranno i parlamentari, ma non si può essere un giorno all'opposizione e un giorno nel governo. Questo appunto i cittadini non lo comprendono, così come non comprendono un linguaggio che non fa parte dell'analisi politica, quando appunto si parla di Luigi Di Maio come il guaglione del momento. Ma allora, guaglione di Pomigliano. Il guaglione di Pomigliano, il bibitaro, cioè Grillo si è affiancato a quella truppa di contestatori che non vede invece ciò che si fa, ciò che è stato fatto. E in quell'aggettivo però c'è da dire, c'è tanto di positivo. Quando si dice dalle mie parti io sono un campano, sei un guaglione, stai dicendo che sei giovane fondamentalmente. Guaglione è uguale a essere giovane, stiamo parlando quindi di un anziano che insulta un ministro chiamandolo giovane. Un atteggiamento un po' paternalista. Più che paternalista è il riconoscimento di un declino, di un qualcosa che ormai non c'è più, che è sulla fase del declino dal punto di vista proprio anagrafico, e invece qualcosa che sta criticando qualcuno che invece è in ascesa, che è il futuro. Infatti appunto l'anagrafe parla chiaro, stiamo parlando di un ministro molto giovane che davanti a sé tanto ancora da fare, e dall'altra parte una critica sterile fine a se stessa. Voi adesso come vi collocate? Allora, noi abbiamo visto le dichiarazioni di Maio, che si è agguardato con grande interesse al civismo delle amministrative, però sappiamo che questo, cioè, prima o poi una posizione in qualche modo dovrà essere presa. Allora, voi vi sentite ancora parte di quel campo largo? Siete estranei a questo oppure state un po' valutando su come collocarvi? Noi stiamo lavorando a un progetto politico serio, con un manifesto politico che abbia dei temi identitari forti, e quindi è il processo opposto a quello che ha fatto il Movimento negli ultimi mesi, dove si è schiacciato totalmente sulle posizioni del PD, e questo ha portato al declino del Movimento, perché tra il votare l'originale e votare la fotocopia, a questo punto gli italiani hanno deciso di votare l'originale e di votare il PD. Noi, quello che sta facendo Luigi è rivendicare tutto un percorso politico che è avviato all'interno del Movimento 5 Stelle, in cui si rivendicava la trasversalità. Ma la trasversalità cosa vuol dire? Non che è riduttivo dire non siamo né di destra né di sinistra, semplicemente dire noi affrontiamo dei temi, li affrontiamo in questo modo qui, chi ci sta collabori con noi. E sicuramente però una scelta è stata fatta all'interno del nostro gruppo, che è un gruppo alternativo all'estrema destra, che attualmente è comunque la forza che sta raccogliendo tanto, perché è reputata coerente con le sue azioni e perché è stata lasciata, e questo è stato un nostro errore, è stato un errore di tutti i partiti, dalla sinistra alla destra, di lasciare la Meloni sola nel suo, diciamo, Eldorado a fare l'opposizione semplice
che raccoglie i malumori delle persone, perché c'è una grossa sofferenza in Italia e viene canalizzata tutta all'interno di Fratelli d'Italia, che appunto giova di questa sua posizione. Va bene, allora grazie intanto delle valutazioni che lei ha fatto, ringrazio il generoso Maraia di Insieme per il Futuro.